E adesso vi mostro i miei passatempi quando vengo in Cina. Dobbiamo ancora aspettare mezz'ora e sto già al 9% della batteria, ma meno male che mi sono accasata. Queste sono le bellissime istruzioni dell'aereo cinese che, come vedete, prediligono un'estetica carina. Infatti c'è un panda molto carino. Ma è troppo carino. Gente mi chiede, ma che fai una decina di ore sull'aereo, ma non ti ammazzi? Io di solito guardo i film. Io e mia sorella ci siamo impegnate per mettere lo stesso programma in sync e ora ci stiamo guardando SpongeBob insieme. Adesso siamo arrivate ufficialmente a Guangzhou. Abbiamo dormito per tutto il viaggio su entrambi gli aerei, quindi non siamo stanche. Fa caldissimo, è super afoso e sembra che ci siamo appena spalmati la crema addosso. Questo è Xintian, è il luogo in cui vive mia nonna materna. I miei viaggi in Cina sono adibiti innanzitutto alle visite ai parenti, quindi ogni volta alloggiamo a casa delle nonne. Le mie due nonne vivono in paesi distanti un'ora di macchina l'uno dall'altro ed entrambi sono bagnati da questo fiume. Su queste rive ci sono parchetti e strade e sono molto frequentate dagli abitanti locali. La maggior parte dei cinesi in Italia, come anche i miei genitori, sono emigrati da queste zone perché soprattutto circa 30 anni fa erano molto arretrate. Sembra tutto figo grazie alle luci LED, arcobaleno, però in realtà il giorno è piuttosto decadente e povero. In Cina c'è un grande divario tra ricchezza e povertà e questo si rispecchia molto percorrendo le sue vie. Da una parte troviamo infatti vicoli angusti e in pessime condizioni e anche il tenore di vita è decisamente più basso rispetto ai nostri standard, ma basta girare l'angolo per imbattersi in grandi edifici e locali ben curati. Questa ambivalenza si evince anche dai trasporti, ci sono infatti sia autobus sia rickshaw. Questi ultimi vengono considerati un simbolo di povertà, per questo nelle città più grandi e moderne sono stati banditi. Qui non c'è molto da fare, però ci sono molti locali e negozi carini che frequento abitualmente. I locali in Cina sono spesso dotati di privé e uno dei passatempi preferiti dei cinesi è il karaoke. Oggi andiamo a fare il massaggio ai piedi, una pratica molto comune in Cina. Infatti ci sono diversi locali che lo praticano. Questi sono gli stanzini dove avviene il massaggio ai piedi. C'è pure la presa per caricare il cellulare, buono buono. Adesso ci hanno appena portato un pigiama da indossare durante il massaggio. Eccomi qua con il pigiama dato dalla regia. La prima parte del trattamento consiste in un massaggio sul collo e sulle spalle. L'acqua mi sembrava bollentissima all'inizio, ma adesso che ci sto facendo l'abitudine è sopportabile. Ora la tipa si è messa a leggere le notifiche, quindi sto facendo il video. Ora mi sta massaggiando le braccia. Oddio, ci mette l'alcol. Oh, ma non cuore. Oh, aiuto. Può prendere le tossine, mi sa, robe del genere. Oh, vai, i miei piedi. Mi sono levando dopo qualche minuto. Adesso metto questo asciugamano bollente. Vediamo. Finito il trattamento, ora ce ne andiamo. È stato carino, credevo fosse più lungo. Raga, sulla TV cinese stanno parlando dei Pooh. Mia nonna è molto buddista, quindi ogni volta che veniamo in Cina dobbiamo farci un giretto dei templi. Oggi è arrivato quel giorno, quindi ci siamo svegliati alle 5 di mattina per partire alle 6, perché è un giro mattutino.
Adesso vi farò vedere i templetti che visitiamo. I leoni in Cina sono considerati dei portafortuna. Posti davanti agli edifici, hanno il compito di scacciare la sfortuna. Per questo motivo si trovano spesso davanti ai templi e alle banche. Nonostante siano i più gettonati, però, troviamo anche altri animali con lo stesso compito. Questa è mia nonna che sta suddividendo gli incensi. Questa è una stanza piena di candele. Qui vanno messi gli incensi. O anche qui vanno messi gli incensi. Questo qui è un tipico simbolo del buddismo. Che paura che ho! Mi mettono molta angoscia queste statue buddiste. Qui c'è questa parete e anche dall'altra parte è piena di queste statue di Bonzi e altre figure legate al buddismo. È fighissimo. Il buddismo è una religione politeista e l'importanza delle sue divinità si evince anche in base a come vengono rappresentate. Sembra che si facciano i botti per commemorare i morti, non ne sono sicura. Eccoci arrivati al secondo tempio. Questo tempio è molto più nuovo, si vede benissimo dalle porte. Questo è un gong, un vero gong. Le divinità a cui si rivolgono le preghiere vengono scelte anche in base alle proprie necessità. Ad esempio, questa nel video è consigliata a chi vuole aspettare un bambino, una sorta di dea della fertilità. Questa è una torre piena di statuine di piccoli Buddha. Nei templi ci sono questi contenitori da scuotere finché non cade un bastoncino sul pavimento, dopodiché si controlla il numero scritto sopra di esso. Nel mentre si deve pensare a un desiderio e una domanda, in modo che il numero uscito corrisponda a un biglietto con relativa profezia. Per ritirare il biglietto si paga qualche yen alla cassa del tempio, poiché, essendo una profezia, ha bisogno di essere interpretata da una persona addetta. A parte che sta avvenendo Kevin. Wow! Che numero è? 8. Che fortuna! Ma dai! Il numero 8 è molto fortunato in Cina. Ho pagato qui alla cassa e ci hanno dato questo biglietto con la profezia. Non mi andava di entrare nello specifico, quindi ho detto che volevo genericamente sapere qualcosa riguardo i miei studi. Quest'uomo sta dicendo che se mi impegno andrò bene, altrimenti no. Ci voleva Buddha per dirmelo. Meglio di Paolo Fox. Questo tempio è il più nuovo e mia nonna ci è molto legata perché lei ha contribuito a finanziarne la costruzione e veniva proprio anche a controllare mentre veniva costruito. È più scarno degli altri, ha tipo soltanto un tetto di legno, delle lanterne e delle statue. In ogni tempio che veniamo, mia nonna e mia madre accendono incensi e candele. Io voglio che ci raccontano le storie di tutti questi signori magici. In passato questa era una scuola, ci sono venuti anche i miei fratelli maggiori. Ecco un altro elemento tipicamente buddista, l'olio di oliva. Dato che questi mobili sono stati comprati grazie ai soldi della mia famiglia, qui ci sono i nomi dei vari componenti. Dopo la visita ai templi, ogni volta andiamo in una campagna limitrofa, che è il luogo in cui sono cresciuti mia madre e i miei fratelli maggiori. Io e mie sorelle invece siamo nate e cresciute a Roma. Le campagne cinesi sono luoghi piuttosto arretrati. Qui c'è l'altoparlante che manda notizie e musica, è la radio. Questi sono spaghetti e vengono messi sotto il sole per farli seccare. Qui la roba la fanno proprio tutta da loro in casa. L'acqua non è potabile, infatti bevono solamente acqua del rubinetto, ma una volta bollita. Ecco a voi i passatempi più gettonati di questa zona.
mi spiego l'utilità di questo macchinario. Stai facendo la spaccata, ha detto. Kevin. Che ride. Provo qualcos'altro. Devi muovere solo i fianchi. Ma che stai a fare? Oddio, no, no, pari troppo malata, no. Ora che ho provato tutti i divertimenti che la campagna mi offre, sono una ragazza realizzata e sono anche una tipa fit. Ogni anno che veniamo in Cina ci facciamo una crapatina alla Casa Vecchia, che però fino a 2 anni fa era tutta di legno, cadente, sporca. Adesso l'hanno smantellata e ci hanno fatto una casa tutta nuova. Ecco qua. No, io mi aspettavo la solita casa vecchia di legno cadente. Ti piace questa casa, che è? Ah, ecco, vedete, questi sono un po' dei resti della casa vecchia. Risalgono all'infanzia di mia madre. Ed era tutta così vecchia e cadente. Non potete immaginare il nostro stupore quando abbiamo visto che è stata rifatta da capo. Mia madre mi diceva che per andare in bagno usavano un vasetto, che non c'era un vero e proprio bagno. Nel passato in Cina le pentole erano così. Anche se erano poveri e non mangiavano, quindi chissà che cosa ci cucinavano. L'acqua, forse. A proposito di acqua, non solo si beve bollita, ma anche nelle ciotole qua in campagna. Mi sono dovuta fare 5 piani di scale perché così mia sorella si faceva la foto e mo sta a chiedere a Kevin di togliere l'ombrello. Che casino per farsi una foto di merda. Questo è un esemplare di Kevin che si sta annoiando. Mia sorella si sta spremendo i punti neri usando questa porta come specchio. Per raggiungere le tombe dei miei nonni si deve prendere quella strada e farsi una scarpinata sulla montagna. Quest'anno non ci siamo andati, ma vi lascio una foto perché sono interessanti. Adesso stiamo andando al quarto tempio e dato che... Questo è il primo di una piccola serie di video che ho intenzione di pubblicare e per renderli più interessanti ho deciso di suddividerli in categorie e non in ordine cronologico. Questo, come avete visto, riguardava la mia quotidianità, i miei passatempi di sempre quando vado in Cina. Sono felice di mostrare una realtà differente rispetto ai vlog di viaggio in cui mostrano le città iperfiche. Come avrete visto, non c'è soltanto la parte tecnologica e super all'avanguardia, ma c'è della povertà. Spero vi sia piaciuto e se avete delle curiosità scrivetemele nei commenti, così magari le integrerò nei prossimi video. Ho fatto davvero troppi video andando in Cina, anche di pochi secondi, e alla fine avevo la cartella di 800 file e non avevo proprio voglia di spulciarmeli tutti per fare la cernita e decidere quali pubblicare. Adesso gli altri sono già work in progress, quindi d'ora in poi sarò più costante. Grazie di seguirmi, anche mentre non ero attiva ho visto che comunque gli iscritti un po' salivano e ve ne sono molto grata, anche per chi mi scriveva in privato chiedendomi quando sarebbe uscito il prossimo video. Grazie ancora, ciao!